Buongiorno gente, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video di una location un po' location, una location un po' insolita, in trattore. Allora, con questo video voglio cominciare una, diciamo, una mini serie, non so quanto sarà mini o maxi, una serie che penso chiamerò La nascita di un frutteto. Quindi si evince già dal titolo cosa andrò a farvi vedere. Praticamente sto facendo dei nuovi impianti di ciliegio e di pero nella mia azienda agricola, che, come ho detto già nello scorso video, è da migliorare. Quindi sto facendo degli investimenti comunque agevolati tramite la cooperativa con la quale sono socio, e insomma si vede forse un pochettino qua dietro. Sono andato a ritirare un bel mucchietto di piante di pero. Avevo voglia di risfruttare di nuovo la mia action cam, che è un action cam un po' del cavolo, non è una GoPro, si vede anche comunque dalla qualità. Allora appunto, per il fatto che voglio fare questi video inerenti al mio lavoro, ho detto beh, perché non sfruttarla nel viaggio e fare due chiacchiere insieme. Come già detto appunto, la mia azienda deve essere un po' aggiornata, un po' migliorata, partendo dagli impianti di frutteto. Ne ho ancora tanto da fare, perché comunque ho da sistemare gran parte dell'impianto di irrigazione e molti impianti di frutteto, molti filari vecchi un po' malmessi e poco produttivi. Poi mi vedete qui in un trattore che non è uno dei soliti vecchi Fiat che ho nell'azienda, ma è il mio trattore nuovo per dire, perché comunque è un trattore che ha 20 anni, un mio coetaneo diciamo. Questo è, tenetevi forte, un trattore Hurlimann, che per un fiatista è un po' strano. Un trattore Hurlimann H491XF, quindi serie frutteto. Comunque non è un frutteto compatto, stretto, tipo quelli recenti, ma è un frutteto diciamo largo. Larghezza di 1,75 m, con le gomme che monta ora, che sono delle 420 posteriori. Nuove, quindi sono state messe nuove dal rivenditore Ricci Agricoltura di Castelfranco Emilia. Ho fatto questo trattore perché me lo sono fatto andare bene, devo dire. L'estetica non è un granché, secondo le mie preferenze, però non è quello che conta. Dopo un po' di ricerche, diciamo, di usato, io avrei voluto prendere un TNF, ovviamente, per rimanere sempre su Fiat Mall. Avrei voluto cercare un TNF, però col budget che avevamo di più o meno 15.000 euro, che è comunque un po' limitante, TNF se ne trovano, ma con 7-8-9.000 ore, che insomma non è un granché, perché poi dopo magari capita che dopo un po' devi spendere altri 3-4.000 euro per rifargli il motore e non solo, quindi non è una bella roba, magari nel momento meno opportuno. Dopo aver visionato vari trattori, anche non frutteto, ma comunque dalle dimensioni più o meno ridotte, ho trovato questo Hurlimann da Ricci. La macchina messa abbastanza bene, 4.470 ore, prezzo di 15.000 euro più IVA ovviamente, quindi totale 18.300 euro, che vabbè non sono pochi, però consideriamo che nel prezzo il trattore è stato revisionato totalmente prima che mi sia stato consegnato. Sono state cambiate appunto le gomme posteriori, perché aveva delle 480 posteriori, che però comunque non erano segnate sul libretto, e quindi mi sono state messe, ho preso nel prezzo due gomme posteriori nuove 420, come detto prima, che già comunque 1.000-1.500 euro di spesa non sono, direi, anche perché non è che sono Pirelli o Michelin o robe del genere. Però vabbè, è stato revisionato l'impianto elettrico, l'impianto della climatizzazione, almeno ha la cabina climatizzata, cabina ovviamente sigillata, adatta appunto a me a fare i trattamenti soprattutto, come ben sapete, con dei vecchi Fiat di
cui uno era cabinato, ma una cabina che è stata aggiunta dopo, non adatta a fare più di tanti trattamenti e non chiusa come si deve, non era il caso. Poi io sono giovane e non voglio intossicarmi con i fitofarmaci e tutte quelle cosine lì. Questo Hurleyman 85 cavalli viene venduto come 90, ma in realtà ne ha 85, 4 cilindri, 3000 di cilindrata, turbo, 40 km orari, e ovviamente si raggiungono senza marcia economica, perché non ha la marcia economica questa macchina, anche data più che altro dall'età, la macchina del 96. Trasmissione 12 marce, 4 marce per tre gambe, inversore, high-low, su questa macchina mi pare si chiami drive power, e quindi lo spezza marce che mi consente soprattutto per strada di non scalare. Per esempio sono in quarta, devo rallentare un pochettino, invece di scalare in terza, high-low, e metto la marcia intermedia. Questo è un comando elettronico, quindi non ho nemmeno bisogno di usare la frizione. Dicevo, con questa macchina sono contento finora, non sto avendo grosse magagne. Ha uno sterzo molto molto interessante, davanti è largo quasi del tutto, ha comunque delle gomme larghe davanti, perché ha delle gomme 300, non abbastanza larghe. È stato tenuto tutto largo, o quasi, manca ancora un pochettino. Ha uno sterzo, un angolo di sterzata che è micidiale, ha una sterzata meravigliosa, sterza davvero tanto, da un doppia trazione non me lo sarei mai aspettato sinceramente. In più lo sterzo è molto molto veloce, molto fluido, leggero, velocissimo, micidiale proprio, quindi soprattutto con i frutteti è molto comodo quando c'è bisogno di fare delle manovre, o anche semplicemente quando devo uscire dal capannone con il rimorchio dietro. Insomma, molto molto comodo, molto interessante. Meglio così, perché appunto passare da Fiat a un Same, che questo era un Same, anzi un Lamborghini raffreddato d'acqua, è un po' per i fiatisti puri, è un po' una bestemmia passare da Fiat a Same, però alla fine l'importante è che la macchina faccia il suo lavoro, funzioni bene e siamo tutti contenti. Alla fine questo è che conta. Io sono troppo dilungante sui discorsi e va a finire che i video che faccio diventano noiosi. Tanto mi stanno mandando dei messaggi. Vedete, qui c'è un piccolo portaoggetti, il cellulare, ci sono altre cose. Un piccolo portaoggetti che ha fatto mio padre in un'oretta. Ho voluto fare un portaoggetti giustamente, anche perché su questo trattore se uno deve appoggiare le chiavi, il cellulare, dove le mette le cose? Un po' di spazio c'è, magari i parafanghi qui larghi, ma non c'è nulla per appoggiarci le cose. Allora, mio padre mi ha fatto questo portaoggetti con della rete di ferro, rete, che dire, tubini, no? Vabbè, un portaoggetti di ferro, carino, interessante, comodo, molto comodo. Per quello addirittura d'arbre magique, una cosa in più, perché io non avendo al momento una macchina mia, io comunque di norma utilizzo la macchina di mia madre o la macchina di mio nonno, però non ho ancora una macchina mia, di mia proprietà. Questo trattore è mio, l'ho comprato io, è intestato a me, anche gli altri trattori comunque col passaggio dell'azienda avanti e indietro. Anche è proprio il mio trattore, quindi lo voglio trattare bene, è come se fosse la macchina. Infatti appunto l'arbre magique al profumo di auto nuova, che direi ci stia abbastanza bene. Una pecca però di questo trattore, che non hai vetri qui a fianco. Oggi siamo a gennaio, il 23 gennaio, il sole, non c'è freddo, qui dentro c'è caldo, l'aria non ce l'ho accesa, potrei attaccarla. Una volta che ho attaccato l'aria però veniva fuori calda, nonostante io la volessi fredda, quindi ho detto vabbè. Poi c'è pure sta giacca, madonna, c'è un caldo addosso, però è una bellissima giornata. E il tempo ideale anche per andare poi a mettere a dimora le piante, perché comunque c'è stato vento,
ultimamente non piove da un po' di tempo, perciò il terreno si è asciugato, la terra appunto è diventata molto fine, quindi si va bene adesso a piantare nuove piante. Devo solo sbrigarmi perché appunto tutte queste piante sono rimaste in cella per un po' di tempo, forse anche per un mese, quindi comunque devo sbrigarmi, devo tenerle umide perché non vorrei che si secchino. Mi sembra che ora stia ancora registrando, quindi ne approfitto ovviamente per farvi i miei saluti. Meglio finire qui il video altrimenti si dilunga troppo. E che dire, io cercherò anche in questo video di aggiungere qualcosa in più oltre al viaggio, perché comunque nel frutteto ho già fatto qualcosa, ho già messo a dimora quasi tutto il ciliegio che ho comprato, ne ho fatte 7 file su 8, ho messo già giù una parte di pero, abbiamo fatto già le buche, però una parte deve ancora essere finita, quindi comunque cercherò di inserire qualcosa di più oltre al viaggio in questo video. Io ripeto, vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, spero che la mia chiacchierata non vi abbia infastidito o annoiato. E che dire ragazzi, statemi bene, sempre a testa alta mi raccomando, sempre in forma, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ehi gente, sono qui a fianco al bolide, e qui dietro ho un po' di piante di pero. Qui, allora, magari potevo fare il giro contrario, qui si vedono un po' di piante, si vedono un po' male. Qui ho messo giù un po' di piante oggi, poi là dietro, là c'è un campo qui, lì abbiamo già messo giù, mi pare, circa 300 piante, più queste sono una cinquantina, su un totale di 900 piante di pera abate, e quindi me ne rimangono 550 più o meno, 500, vabbè, facciamo, stiamo larghi, e beh, i prossimi giorni saranno produttivi.